il giusto messaggio della, di una riflessione, che a volte veramente nella vita si pensa, ma io perché ho i soldi, sono... E invece siamo tutti uguali. Siamo tutti uguali. Okay, grazie mille. Grazie a voi. Bravo. Buonasera. Scusate un attimo. Bene, allora adesso abbiamo una ragazza che viene da Sabbioneta, che io l'ho conosciuta era un matrimonio a cui ho partecipato, e mi ha colpito la sua voce perché almeno a me ha fatto venire i brividi. Quindi io ho detto: tu vieni a Bozzolo a cantare il canto a Bozzolo. Voglio qui con me Ilary. Facciamogli un applauso. Lei è di Sabbioneta, ci canta una canzone. Mi ha colpito anche per la sua bellezza, perché poi oltretutto anche fisicamente assomiglia alla Alessandra Amoroso. Amoruso. Per cui questa sera cosa ci canti? Stupendo fino a qui. Resto qui allora io, certo. Perché ha detto no, ho paura del palco, resta qui con me. Danza del palcoscenico. Allora se hai il microfono... No. Facciamogli un applauso perché è agitatissima, però fidatevi. Probabilmente chiara come il sole, la mia tendenza alla continuità, contraria a tutte le tue aspettative, sto qua. Tu è una rosa che non abbia spine, ma non è questa la normalità, ci si innamora di imperfezione, io resto.
posso morire. Bravissima, brava, brava. Hai visto che ce l'hai fatta? Ah, vabbè, lasciamo perdere. Posso andarmene? Sì, complimenti, brava. No. Posso darti un bacio? Brava. Hai visto che ce l'hai fatta? Ho fatto delle cagate. Bravissima, sei stata bravissima. Un applauso. Bene, allora, Olimpia, doveri, dove sei finita? Allora, sei imboscata? Allora, avevo ragione o no? Eh? È una voce particolare? Agitata, però... No, sono tranquillissima, guarda. Ma non parlavo di te. No, ma è proprio non sai come accaduto qui. Allora, adesso io devo fare delle cose. Scusate che volevo girare la schiena. Allora, lo presento io, perché lo presenti? No, scusa. Il prossimo, la prossima esibizione è anche lui, un bozzolese che si è trasferito a Asola. Bozzolese Doc. Esatto, bozzolese Doc, che vive ad Asola, però frequenta Bozzola. Appena... No, c'è. Ah, è lì. Ma dove vai? No, cos'è? Dovevo... Devo io preparare, non tu. E lui fa tutto lui stasera. Esatto. Mi vuole fresca. Mi vuole fresca. Bene, allora, chiamiamo sul palco Willy. Rizzieri Willy. Detto Willy. Che bello Willy. Chi ci canta? Una canzone arrangiata da un suo amico, penso. Allora, buonasera. Buonasera. Stasera ho scelto una canzone per i bozzolesi, perché è stata scritta da un genovese, ma per Bozzolo. E siccome non ho trovato la base musicale, ho dato a mio zio Marcello Rizzieri, che è qui in mezzo a voi, lo spartito e mi ha fatto la musica. Ah, bene. Okay? È la bozzoliana, che voi conoscete tutti, che è stata scritta nel 72, se non ricordo male, e poi, aiutami tu, e poi Gino Paoli ha ricevuto la cittadinanza onoraria. Esatto. Nel 88? Sì, 88, qualche anno fa, esatto. L'anno corretto non lo ricordo, però so che è stato ricevuto la cittadinanza onoraria. Non so se va bene, scusate. Quindi questa sera ci fai una dedica al nostro paese. Al nostro paese? Esatto. Perché io sono ancora metà bozzolese e metà asolano. Ma okay. Il sangue di Bozzolo rimane sempre. Bozzolo non si scorda mai. Non si scorda mai. Quindi, ecco voi, Willy in... Bozzoliana. Bozzoliana. Bocca al lupo. Bocca al lupo, Quelli che hanno la mia... Sì. Passa la base un po'. Sì. Dammi un po' di voce in spia, per favore. In piazza il bar è aperto fino alle 3. Come se fosse in fondo una gran città. E c'è perfino il night, dietro alle stalle vuoi. Vieni da Pietro e sei per i fatti tuoi. Entra, c'è già il tuo posto alla sua tavola. Se vuoi mangiare mangi e poi puoi berci su. Non è molto elegante poi, bestemmia un po', ma il cuore ce l'hai in faccia e te lo dà. Le mani 50 anni che lavorano, i campi che oggi ho visto intorno a Bozzolo, non è molto elegante poi, e poi bestemmia un po',
ma il cuore ce l'ha in faccia e te lo dà. La belva ha fatto il giro della città, l'ultimo furto è stato 20 anni fa, poi anche lui verrà a bere insieme a noi, tanto da Pietro sei per i fatti tuoi. Quanto mi rompo ora a tornare a vivere in quella gran città fatta di cadaveri. Quanto sarebbe meglio l'erba fracida, quanto sarebbe meglio stare qui, quanto starebbe meglio stare qui. Bozzoliana, grazie. Bravissimo. Complimenti. Grazie mille, facciamo un applauso ancora a Willy. Allora, oggi si festeggia Santa Monica. Oggi ci sarebbe dovuto essere anche un'altra persona qui a cantare con noi, una ragazza, una donna che ha caratterizzato le nostre serate con la sua voce potente e caratteristica, bella, ha sempre partecipato alle nostre manifestazioni. Noi vogliamo ricordarla così, con un video che è stato pubblicato su YouTube dai suoi familiari. Io vorrei che spegnessimo le luci e ci concentrassimo sul video che sta partendo. Credo che da lassù starà cantando anche lei con noi. Per lei era sempre una gioia venire qua su questo palco a Bozzolo come in altre manifestazioni. E quindi ci siamo sentiti in dovere di fare questa cosa. Quindi